Ragazzi della regia, li tiro dentro un attimino con me in diretta, così meno li tiro ogni tanto le orecchie, li tiro fuori dall'acquario. Intanto io qua oggi mi sono rubato un altro ospite nell'attesa del primo ospite ufficiale. Ciao Luca Carli DJ, un carissimo amico di lunga data. Ciao, ciao a tutti. Ciao Luca, benvenuto qui a Radio Vigevano. Oggi te ne stai in diretta con me, facciamo una bella chiacchierata e cercheremo di scoprire chi è Luca Carli DJ. Chi è Luca Carli? Chi è? Raccontaci, quando nasce il tuo personaggio? Nasce nel 1990. Abbiamo lavorato un po' di discoteche di Milano. Sono basso, scusami, ma ci vuole uno scalino. No, guarda, c'è pure lì la rotella, tu fai pure tranquillamente, regolati pure l'asticella, come no, se dovesse andare a cantare. Guarda che bello, noi lo facciamo tutto in diretta, adesso così live. Voilà. Adesso sì, non mi sento bene in cuffia, però fa niente. Dicevamo, 1990, possiamo dire le discoteche? Sì, ci sono ancora. Forse qualcuna sì, però. La tua prima discoteca ufficiale. Mamma mia, prima. Ipotesi di Milano. Chi è che non si ricorda? Chi non si ricorda l'ipotesi di Milano, soprannominata la Zarroteca? Ma Milano era soprannominata la Zarroteca. La domenica pomeriggio. Specialmente la domenica pomeriggio. Salutiamo tutte le persone dalla vecchia scuola che andavano a Milano a ballare la domenica pomeriggio, che io sono anche tra quelli. Adesso non per dire che passiamo più che altro vecchietti e tutto il resto. No, non lo diciamo. Non lo diciamo perché comunque abbiamo 12 anni e quindi. No, così tanto per giocare un po' sull'età. Com'è stata la tua prima esperienza dietro una console davanti alle persone? Direi stupenda, anche perché si partiva col vinile, la tecnologia non c'era ancora e c'era il famoso vinile, puntina. E la parte bella del toccare con la mano la musica. Ah, qualcosa di fenomenale, fantastico. Sei pro o sei contro tecnologia? No, diciamo che sono favorevole anche alla tecnologia, anche perché gli anni passano, ci evolviamo ed è giusto che sia così. Quindi tu sei a favore dell'agevolarsi, almeno per voi DJ di vecchia scuola che vi siete sfracassati la schiena con pesi e tonnellate di vinili che pesavano un accidenti. Assolutamente sì. Quindi la parte bella della tecnologia, la parte brutta, pro e contro. Allora, la parte bella, diciamo che oggi come oggi si può giocare, roba che prima non potevi fare. C'era lo scratch, è vero anche che adesso lo puoi fare, ma è tutto digitale. Quindi cambia un po' la musica, cambia un po' la tecnologia, ci portiamo avanti, siamo nel 2018 e chissà nel 2020 cosa succederà. Questo era il pro, invece parlando del contro della tecnologia all'interno anche delle serate, perché a me è capitato spesso e volentieri di vedere magari un DJ stava lavorando ad un certo punto, bam, PC in palla, computer che non va, console che si blocca e... Io direi che è capitato anche a me, giustamente. Grazie alla regia, stanno facendo gesti, è capitato anche a me in serata. È vero, sei di figuraccia. Aspetta che sentiamo anche Big Noise cosa dice. Sei capitato anche sì, a lui? Sono lì. Oh, eccolo qua. Abbiamo anche la voce della regia. Ciao, wow, Big Noise. Che figata. Poi vogliamo sentire anche la voce di Dile, perché voi oggi pomeriggio, dopo il mio programma, sarete in diretta ufficialmente. Quindi inaugurerete il vostro programma che si chiama, ditelo voi. District Noise. Di cosa parlerete? Te lo dico dopo, dai. Non possiamo svelare tutto dopo, subito. Su. Quindi cosa ti è successo, Big, durante la serata, quando ti si aspetto il PC o oltre online? Oltre il rosario? Oltre al rosario avrei passato il Vangelo. Io presumo panico totale. Ecco, panico totale, rosario, fischi, bordello e ciao. Oh, ma noi siamo DJ, siamo professionali. Però vedi, un vero DJ ha sempre le chiavette di scorta. Di scorta, quindi avete fatto il... Riprendo tutto da capo senza che nessuno quasi, in teoria, possa continuare ad arrabbiarsi. Salta tutto, non fai finta di niente, fai fischietti, fai... Mi metti la chiavetta, riparte, tutto subito. Poi fai finta di raccogliere le cose così la gente non ti vede. E siamo a posto. E nel frattempo ti torna la corrente. Scusate, c'è stato un calo di tensione, si è spento tutto il contatore. Lei nell'altra ha staccato la corrente. Riparte la serata, riparte la musica, riparte il vocalist che ricomincia a fare macello. Luca, poi appena dopo la base entreremo con un altro disco, poi più avanti andremo avanti a raccontare un po' più o meno quello che è il tuo personaggio, partendo che già abbiamo raccontato, nato nel 90, prima discoteca ipotesi. E cosa è successo con te anche? Cosa è successo con me tanti anni fa, perché noi poi ci siamo trovati in un posto dove ci siamo conosciuti, da lì è nata questa bella amicizia e ad oggi... Ci siamo ritrovati per fare qualcosina insieme, nel quale vi sveleremo poi più tardi. Ma io direi di andare tranquillamente con un disco e noi ci risentiamo tra poco qui con Area 51 su Radio Vigevano.